The honeybee is our most ancient ally on the earth. There's a bee scientists found a couple days ago. It was full of bees. 3 hours later, nobody home. They're not enough. They're not viable. No, they're gone. Uno spot contro lo sterminio delle api per evitare che con esse, come disse Albert Einstein, scompaia anche il genere umano. L'importanza di questi insetti nell'ecosistema del nostro pianeta è nota e fondamentale. Lo sanno molto bene anche i ricercatori della Bayer e, nonostante tutto, secondo gli apicoltori del sud della Germania, l'azienda tedesca continua a produrre pesticidi di nuova generazione, che provocano appunto una forte moria delle api sul territorio. Lo scorso anno, tanto per dare un'idea della vastità del problema, ci sono state perdite dei 2/3 dei loro insetti, quando non addirittura di tutti gli alveari. Il problema supera i confini tedeschi e investe moltissimi paesi in tutto il mondo, spiegano i registi del filmato. Le sostanze attive prodotte dalla Bayer sono usate principalmente per proteggere le coltivazioni di rape, barbabietole e mais. Gli insetticidi si diffondono dal seme alla pianta, arrivando fino al polline e al nettare, danneggiando così insetti benefici come le api. Le vendite annuali di questi pesticidi, aggiungono i produttori dello spot, portano ogni anno nelle casse dell'azienda circa 800 milioni di euro. Questa è la ragione per cui i dirigenti della Bayer si oppongono fortemente ad ogni divieto di produrli, malgrado gli irreparabili danni ambientali che provocano.